Carlos Mbup con un bel pallone in mano perché ha segnato 3 gol, 5-2 con Selarius, ma che partita è stata? Pazzissima! Sì, è stata una partita stupenda, nel senso che siamo andati giù al primo tempo 2-1, poi negli spogliatoi Cristian ci ha dato un po' di pressione, ci ha fatto capire che comunque il Castilla adesso è una squadra importante. Noi con questo ci siamo caricati e il secondo tempo abbiamo ribaltato. È chiaro che molto è dipeso dall'espulsione di Arruz da parte loro e voi ne avete approfittato giustamente. Sì, a volte capita che poi i più esperti che sono un po' ingenui, quindi l'espulsione di Arruz ci ha permesso di ripigliare la partita e alla fine siamo riusciti a ottenere 3 punti. Hai condotto la rimonta, però dimmi tu dalla tua visuale, visto che è stato protagonista del 3-2, è uscito poi il portiere, è stata carica, non è stata carica? È uscito il portiere, io ovviamente da attaccante salto sempre, il contrasto c'è, ero di spalle, quindi non ho Come hai pensato visto, a colpire la ho palla e basta? pensato a fare il gol che appunto ci ha portato in vantaggio, non so esattamente cosa sia successo, aspetta l'arbitro a Senti Carlos, mi sa che non è la prima volta che porti a casa un pallone. Questa è? È già il secondo in 3 giornate, Senti, spero. stai volando nella classifica cannoniere perché ricordiamo che sei arrivato a dicembre. Sì, ho già fatto 14 gol in 10 giornate, grazie ai miei compagni di squadra, grazie al mister che mi dà fiducia e niente, sono molto contento di questo. Magari stanno piangendo a Santena, servivano i gol anche a Santena. Non so, quello dipende dalla società, dal mister. Io ho fatto le mie scelte, loro hanno fatto le loro, pazienza. Senti, siccome dall'altra parte ci sarebbe un risultato a sorpresa, il Villasimius perde, andate a meno 9, cosa si prospetta? Un finale più interessante? Sì, assolutamente sì, anche perché abbiamo uno scontro diretto con loro devono affrontare il Guspini, devono affrontare se non sbaglio un'altra squadra che è comunque di categoria e vediamo un attimino. Noi ci crediamo ancora. Anche perché comunque dovete difendere il secondo posto a Sì, prescindere. assolutamente. Adesso c'è il secondo posto da difendere, poi se ci sono sorprese ancora meglio. Senti, invece chiudiamo col tuo obiettivo personale. A questo punto quota 20 bisogna raggiungerlo. Assolutamente, ormai sono spedito, grazie anche ai miei compagni, ripeto, a chi mi fa gli assist. Ci spero, mi sono messo come obiettivo dall'inizio, vediamo. Questo punto fra 2 partite, a furia di 3 gol in 3 gol, arrivi fino a 2 gare. Sono fortunato così, speriamo. Grazie Carlos, complimenti. Grazie mille, buona giornata. Grazie.